La fine di una storia d'amore porta con sé grandi cambiamenti anche da un punto di vista pratico. Giorgia Soleri lo sa bene che, con la fine del rapporto con Damiano David, leader del Maneskin, ha dovuto rivoluzionare la sua vita a partire dalla Casala Mossa. Tuttavia, è ancora alto mare e l'attivista ha confessato di non avere ancora un letto in cui dormire nonostante altri arredi siano già presenti a casa. Immediatamente dopo la pausa con Damiano, che si è svolta lo scorso giugno in seguito alla diffusione di un video in cui cantante bacia un'altra ragazza, Giorgia Soleri fatto suo bagaglio e ha lasciato l'appartamento che condiviso con frontman di Maneskin e loro paesaggio. L'attivista ha iniziato a cercare una ricerca una nuova sistemazione a Roma e dopo un po' prese possesso di una nuova casa, che negli ultimi giorni si è dimostrata ai suoi seguaci su Instagram. Dormo su un materasso automatico parlando con i suoi fan. Tuttavia, Soleri ha ammesso che vive ancora in una situazione precaria, circondata da scatole e con alcuni arredi ancora da trovare. Prima di tutto il letto dove dormire. Sto cercando un'alternativa perché il nuovo IL letto arriva all'inizio novembre, ha detto in una storia. Rivelando come dorme per il momento, ho avuto l'idea del secolo di acquistare un materasso da campeggio autogono senza pensare avere 3 gatti. I felin non lo hanno fatto rendi la sua vita facile e la sistemazione provvisoria è stata rovinata. Immediatamente il materasso gonfiabile è praticamente scomparso. In effetti mi sveglio 3 o 4 volte a notte per gonfiarla e sto cercando un'alternativa. Quindi ha chiesto ai suoi seguaci l'aiuto a scegliere un'alternativa tra futone e brandine. Le parole di Damiano. Il silenzio di Giorgia dopo aver parlato con i suoi seguaci della nuova casa. Giorgia Soleri ha risposto alle curiose domande degli utenti che la seguono, ma ha preferito non commentare l'ultima intervista con l'ex partner. Negli ultimi giorni Damiano è stato ospite del podcast di Gianluca Gazzoli BSMT e rivelò che senza Giorgia sarebbe forse e che la giovane donna aveva tutta la sua stima. Soleri, tuttavia, non aveva le stesse dolci parole per il cantante romano, brillando per le sue dichiarazioni e semplicemente dicendo che sono rimasti in relazioni amichevoli. In un'ispezione più attesa i profili sociali dell'attivista. Tuttavia, si noti che con il passato voleva davvero chiudere, dal momento che non segue più l'ex partner o la band.